Noi vogliamo riflettere su due temi principali: l'utilizzo dei social per questa amministrazione e in che maniera, in che misura i social ci consentono di assicurare una maggiore trasparenza. Utilizziamo i social in tanti ambiti, basta pensare per esempio che trasmettiamo spesso le sedute del Consiglio Comunale in diretta Facebook, i nostri interventi come assessori quando rispondiamo alle interrogazioni, quando presentiamo le nostre delibere, sono trasmesse in diretta Facebook e quindi il cittadino, sebbene non presente fisicamente con noi in sala, in consiglio, può non solo informarsi, partecipare, ma anche poi ex post effettuare una forma di controllo sull'attività della pubblica amministrazione. Nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, tra le iniziative da intraprendere nel corso del 2017 rientrano le giornate della trasparenza, che comprendono incontri, convegni, dibattiti e forum rivolti sia all'interno sia all'esterno del Comune di Napoli. Una di queste si svolge oggi con il seminario formativo La comunicazione social al servizio della pubblica amministrazione trasparente e fa parte delle iniziative per l'ammodernamento professionale nell'ambito del progetto Rete RIPAM in collaborazione con il Formez ed il servizio portale web e social media. Si offre un'analisi della comunicazione pubblica al tempo dei social media, nonché dell'evoluzione della trasparenza amministrativa, con un particolare focus sul nuovo diritto di accesso generalizzato introdotto nel 2016. Per coinvolgere un'amministrazione comunale sapendo quanto i comuni, e in questo caso il comune di Napoli, stanno investendo su questo canale di prossimità con i cittadini, di comunicazione diretta e quindi anche di scambio di esperienze, che è uno degli intenti di Formez con il comune di Napoli, che è stato così gentile e così entusiasta. È inutile pensare che la mafia si possa sconfiggere contrastando l'ala militare, quella è la parte diciamo più facilmente contrastabile, invece la battaglia più grande è proprio creare delle regole efficaci e dei modi di comportamento trasparenti che impediscano proprio a quei fenomeni di entrare dentro alle amministrazioni pubbliche. E io posso dire con grande privilegio e onore di appartenere a un'amministrazione in cui qui non solo la parte politica ma anche la parte amministrativa di questo comune ha dato un grandissimo contributo nella lotta alla corruzione, nella lotta alla penetrazione del crimine all'interno del comune, ma soprattutto cercando di dimostrare che anche in un momento difficile, senza soldi, si può comunque fare un lavoro importante nell'interesse della collettività.